Un omaggio alla figura di Antonio Gramsci, questo è quanto vuol rappresentare Compagni Angeli, opera realizzata da Alfredo Pirri e presente all'interno dell'ex caserma Rossani a Bari. Un titolo che si ispira alla celebre lettera del 1° luglio 1929 alla cognata Tania, già tradotta in musica dalla band pugliese Al Darawish nella canzone La Rosa di Turi. Si comprende la vita del carcere con le conseguenze negative che essa porta, ma allo stesso tempo è possibile valicare i confini della cella per dedicarsi a fenomeni cosmici. Tra Tirana e la Puglia sono nate queste intese, è venuta fuori una importante opera artistica perché l'arte parla meglio di ogni parola, che rappresenta proprio questa solidarietà tra popoli che si trovano sul Mediterraneo attraverso l'arte, la cultura. Il progetto è stato realizzato nell'ambito del programma Interreg Italia-Albania-Montenegro. Non sfugge in particolar modo la presenza delle piume e il loro significato. Le piume nelle tradizioni culturali arcaiche rappresentano sempre una materia di congiunzione fra il terreno e il divino, fra il basso e l'alto. Quindi, nelle tribù arcaiche, per esempio, la piuma ha un valore fondamentale anche nelle decorazioni, nell'uso degli strumenti magici. È una sorta di macchina magica che mette al suo centro la solidità e contemporaneamente la trasparenza e la leggerezza delle piume che si elevano verso l'alto come un soffio.